tutti, cari amici e amiche dello Scrigno dei Segreti TV. Come state? Spero tutto benissimo. È da giorni che il web e le riviste nostrane sono letteralmente impazzite per quanto riguarda il gossip che vede protagonista Jan Liaman, l'attore di Daydreamer, Le ali del sogno e di altre serie TV di successo, insieme a Diletta Leotta. E per la prima volta in questi giorni, dopo il gran rumore, ecco finalmente che la conduttrice bionda si inizia a sbilanciare e a farci capire un po' di più. Vi avevamo promesso infatti che se vi foste iscritti al canale vi avremmo tenuti aggiornati su tutte le novità ed eccoci qui per mantenere la promessa. Dunque vediamo subito il tutto nel dettaglio. Per la prima volta Diletta Leotta, la conduttrice di Dazan, ha parlato di Jan Liaman. Infatti da giorni non si fa che parlare di una presunta love story tra la siciliana e l'attore. Questo è successo dopo che sono stati paparazzati a scambiarsi coccole, baci e teneri atteggiamenti dal magazine Chi di Alfonso Signorini. Ma un altro particolare da raccontarvi è appena spuntato fuori. Nell'ultima puntata di 105 Take Away, il programma radiofonico che Diletta conduce su Radio 105, è stato tirato in ballo l'argomento che riguarda il gossip tra Jan e Diletta, seppur indirettamente. A tirarlo fuori è stato lo speaker radiofonico Daniele Battaglia. La cosa che ha sorpreso i fan più di tutto è che la Leotta non si è tirata affatto indietro una volta che l'argomento è stato tirato in ballo. Infatti, ad un certo punto, dopo uno scambio di frecciatine tra i due conduttori del programma in radio, è partita una musica turca e Diletta ha affermato: "Lo salutiamo, Jan? Ci sta ascoltando, salutalo!" Ed è così che Diletta Leotta, quasi divertita, ha salutato la star di Daydreamer, Le ali del sogno, affermando che Jan Liaman la stava ascoltando in quel preciso istante. Dunque, da queste parole, una domanda ci sorge spontanea. Che ci sarà tra i due? Se quello che ha affermato Diletta Leotta fosse vero, ciò significa che i due sono in una perfetta sintonia e che si stanno sentendo probabilmente per rivedersi ancora in futuro. A quanto pare dunque ci sarà una continuazione a quello che abbiamo visto in questi giorni sulle riviste. Tra i due non sembra affatto finita qui. E tu che ne pensi? Scrivici la tua giù nei commenti, siamo davvero curiosi di conoscere anche la tua interpretazione alle parole di Diletta Leotta. Iscriviti al canale per restare aggiornato o aggiornata. In più, se attivi la campanellina in basso a destra accanto al pulsante iscriviti, riceverai una piccola notifica appena pubblicheremo un nuovo video. Questo ti permetterà di essere tra le prime persone a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e sui suoi protagonisti. Grazie e a presto!